una comprensione, cioè una coscienza senza coscienza. Ma anche anche qui non ci sono. Bisogna creare una comprensione. Sì, allora possiamo cominciare a parlare di politica, che può essere appartenente a qualsiasi cosa, a queste memorie. Fateci sapere se vi serve la memoria di reperirla. Quando siamo feroci, magari una posizione ci vuole una... Sicuro delle non partecipiamo alla giustizia, all'aperto, perché ma continuiamo a portare tutto ciò che è giusto. Guarda, io comunque faccio qualche gioco accogliamo, prima, e accogliamo, ci alleiamo con tutte le carte, sì, 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 anche per e facciamo sì che loro possano uscire. Quindi la realtà è creare una propria coscienza che ci permetta di capire le cose che non sono appartenenti all'etica, perché l'etica è una caratteristica della spiritualità, non è una caratteristica, non è la morale. Quindi la morale può convivere con tutto il resto, la morale la possono fare gli uomini, perché è l'unico modo per dire all'altro cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare, ma poi è proprio vero che ciò che fanno è giusto o no, oppure si sta continuando a interpretare, a fare in modo che la giustizia sia giusta. C'è l'ingiustizia che si traveste da giustizia. La coscienza viene chiamata, ma non è coscienza, viene abbinata alla spiritualità. È come se in realtà queste dualità vanno sempre in perenne scontro, fino a che una diventa più forte dell'altra. Noi dobbiamo alimentare l'altra parte e quindi cominciare a guardare le nostre differenze. Perché sai, per guardarle bisogna avere coraggio, bisogna avere, essere disponibili a comprendere perché abbiamo quegli stadi e a trasformarli. Allora sì che nasce una coscienza consapevole e che ha la comprensione, allora può decidere. Subisce semplicemente tutto ciò che si muove sotto riflesso delle scelte delle. Noi dobbiamo cominciare a perdere la coscienza, perché noi abbiamo tantissimi problemi dell'esistenza di ogni individuo, della scelta di ogni individuo, ripristinare tutto ciò che è in questa del posto. C'è più un DNA, c'era il Rinascimento e quindi c'era la parte creativa che lavorava. Adesso è diventato tutto piatto e quindi ci si deve scontrare con un sistema che fa di questo il proprio destino. Della violenza ne fa uno stendardo, ma questo si chiama semplicemente nazismo. Noi possiamo provare inventandoci scuse, alibi, parlando della scienza, parlando degli uomini politici, parlando di qualsiasi cosa, ma sono alibi. Noi siamo qui in un medioevo ancora peggio, perché ancora più annichilente, perché abbiamo fatto di questa realtà una coscienza nazista, e questo è il problema, praticamente è la parte inversa. Sì, Adesso c'è questa parte della scienza, va bene, cominciamo.
la mia vita. O altre persone esterne al dipartimento. Poi, cioè inventando come scusa poche ore prima che non si erano accorti che dovevano discuterne con noi, hanno rimandato tutti. Negli altri dibattiti pubblici che ci sono stati, due, abbiamo evidenziato tranquillamente la loro ipocrisia. Una fra tutte è il dire che loro al benessere degli animali ci tengono, che sono stati loro. Noi siamo qua per abbattere il muro del silenzio, mica per altro. A nessuno di noi va di prendersi, di farsi arrestare, di pagare probabilmente per tutta la vita danni che vengono fatti in questi posti, così, tanto per convertirci. Loro devono partire in quel momento, in questo preciso momento storico dello sviluppo. Però in realtà c'è ancora qualcuno là dentro. Là dentro ci sono gli animali che ci siamo dovuti lasciare alle spalle. Questa può sembrare un dettaglio, e in effetti in certi momenti magari lo è anche sembrato, perché ci siamo trovati a gestire una situazione incredibile, no? Appunto, con i ricercatori impegnati 24 ore su 24 a cercare di mistificare il loro lavoro, mistificare quello che è successo, cercare di, con degli artifici retorici e delle immagini completamente distorte della realtà, che cercano di difendere il sopruso sugli animali. Mi sorprende sempre, mi sconvolge come ci siano delle persone che veramente abbiano la voglia di impegnare il loro tempo nella difesa del sopruso su qualcuno. Ah, sì, sta bene. No, si possono nascere individui se non c'è coscienza, ci può solo essere massa e anche putrefazione, così la putrefazione è bella potente. Grazie mille.